Ehi, salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Apple Zain. Oggi sono qui per mostrarvi tutte le novità del nuovo iOS 12 Beta 8 rilasciato proprio ieri sera da Apple, dopo il casino di iOS 12 Beta 7. Ma andiamo a scoprire insieme quali sono le novità. Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai. Allora ragazzi, eccoci qui. Sono qui sul mio iPhone X con iOS 12 Beta 8 installato, ma prima di iniziare a mostrarvi le novità di questa nuova beta, vi dico ovviamente cosa ha combinato Apple con la Beta 7, perché effettivamente ragazzi, la Beta 7 è uscita di iOS 12, ma il giorno stesso Apple l'ha rimosso il download per poter poi il giorno dopo rilasciare una nuova versione beta, ovvero proprio questa, la versione 8. Allora, intanto vi dico subito che all'interno del forum del famoso sito Mac Rumors ci sono tantissime segnalazioni che sono arrivate ovviamente nei giorni seguenti, dove ovviamente molti utenti lamentavano svariati problemi nella beta 7, come mancati avvii delle applicazioni, riavvii improvvisi dopo una semplice telefonata, eccetera eccetera. In pratica questa beta aveva un calo di prestazioni veramente incredibile. Apple ha subito e prontamente rimosso la beta, anche se io non capisco come faccia Apple a rilasciare una versione beta 7 così importante con questi problemi per poi rimuoverla. Cioè, io non capisco, non hanno provato questa beta prima di rilasciarla? Non lo so, non lo so. Comunque ragazzi, andiamo subito a vedere le novità di questo nuovo aggiornamento. Andiamo intanto nelle impostazioni, info, e vi dico che la nuova build è la versione alfanumerica 16A5357B. Tra l'altro vi dico anche che c'è un aggiornamento operatore che arriva alla versione 33.0, in questo caso ho Iliad, ma vale per tutti gli operatori. Vi dico inoltre che iAppZain, ovvero l'applicazione ufficiale di AppleZain.net, è attualmente pienamente compatibile con questa applicazione, è attualmente anche la più votata positivamente su App Store per l'Apple News italiane, quindi scaricatela ed attivate le notifiche per ricevere ogni giorno tutte le novità del mondo Apple in anteprima. Vi ricordo inoltre che non si può ancora fare un calcolo medio della durata batteria e molti mi stanno chiedendo come mai io non stia facendo i classici video delle beta sulla durata batteria. Ragazzi, perché effettivamente rispetto alle versioni precedenti, nella beta 1, nella beta 2, nella beta 3, fino ad ora non ci sono grandissime novità, cioè nel senso sì, un piccolo miglioramento rispetto ad iOS 11, ma non c'è, diciamo, quello sprint in più che tutti stavamo aspettando, quindi attualmente non ho che video fare, cioè non so che dire in un video della batteria. Andiamo poi a vedere le prestazioni sia della CPU sia della GPU, ovvero il processore grafico. Vi dico intanto che c'è un leggero incremento delle prestazioni della CPU, che passano a 4257 in single core e 10668 in multi core, quasi 11.000, non male per Apple. Andiamo a vedere poi le prestazioni della GPU, delle prestazioni grafiche, che sono diminuite in Metal Score, da 15.000 passano a 14.678, ma vi dico ragazzi che effettivamente non si nota assolutamente la differenza di questa leggera diminuzione, cioè non, io onestamente non riesco proprio a vederla ragazzi. Vi dico poi che il file di installazione pesa 213,7 MB, ma solo se avete installato la beta 7 come ho fatto io, perché io ho installato la beta 7, ho fatto l'articolo sulla beta 7, sono uscito di casa, sono andato in vacanza e purtroppo mi sono dovuto tenere la beta 7 in giro, ragazzi, tutto il tempo con quei problemi. Però, dettagli. Vi dico anche che iPhone non si è surriscaldato in maniera anomala ed eccessiva, ovviamente rispetto alle versioni precedentemente in beta. Vi mostro anche questo screen, dove abbiamo la nuova splash screen dell'applicazione messaggi, che purtroppo ancora non è tradotta al massimo. Infatti la prima citazione, do more with messages, è in inglese, mentre le altre due, un nuovo modo di condividere conversazioni semplificate, è in italiano. Vi dico anche ragazzi che è stata rimossa temporaneamente, a detta di Apple, la funzione FaceTime di gruppo. Infatti non è più possibile eseguire le chiamate di gruppo fino a 32 persone contemporaneamente, che siano videochiamate o chiamate vocali, ma sempre con FaceTime, ed Apple ha detto che questa funzione sarà disponibile con versioni software successive, non con 12.0 ma con forse la 12.1 o forse la 12.2. E ultima novità ma non meno importante, nuova icona dell'applicazione Metro, che adesso sembra proprio più un metro, cioè adesso ha... cioè dà l'impressione proprio di essere un vero e proprio metro. Ed ultima novità ma non meno importante, vi dico ragazzi che è disponibile anche la beta pubblica numero 6 di questo nuovo aggiornamento, che corrisponderebbe alla beta 7, ma Apple l'ha aggiornata
facendola corrispondere ovviamente alla beta 8. Quindi siamo adesso due versioni indietro, ma la beta 6 pubblica corrisponde ad iOS 12 beta 8. Io come al solito, ragazzi, vi saluto, vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video. Come al solito arriviamo a 100 mi piace per il prossimo episodio. Iscrivetevi e commentate, ci vediamo al prossimo appuntamento. Sempre qui con Mirko per AppleZain.net e ciao! Vuoi rimanere sempre aggiornato sul mondo Apple? Scarica la nostra app, la trovi qui sotto in descrizione. Grazie ad AppleZain.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon ed il link lo trovi qui sotto in descrizione o sotto al logo del nostro sito AppleZain.net.